Amici della Locanda, benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, in questo piccolo Giova Gioca, di un'altra eccellenza italiana del gioco di ruolo indie che io sto seguendo da diverso tempo, da qualche anno. Parliamo di un progetto fatto da questo gruppo di persone di Evil Company, da un'idea di Luca Bellini, e voglio parlarvi di The Silence of Hollowind, che è un progetto di gioco di ruolo che si è espanso anche grazie a campagne di crowdfunding, che è un interessantissimo manuale ambientativo per appunto fare un gioco di ruolo. Quando parlo di manuale ambientativo mi riferisco esattamente alla sua particolarità, ovvero sia è un'ambientazione, di cui ora vi parlerò in dettaglio, caratterizzata dal fatto che è priva di un sistema specifico di meccanismo, in quanto il manuale e il materiale finora uscito, ovvero sia è uscita finora una serie di avventure, The Pin-Up Adventures, e dei quelli che vengono chiamati dei dossier, che poi vi mostrerò in video, che sono dei fascicoli di avventura, ok? Tutto questo materiale è pura avventura, pura storia e ambientazione. Per scelta il materiale non ha un suo meccanismo, un suo regolamento di accompagnamento, ma è stato adattato e può essere giocato con materiale gratuito scaricabile dal sito della compagnia su una serie di sistemi. Parliamo di Dungeon & Dragon, Dungeon & Dragon quinta edizione, Mondi Selvaggi, Fate, L'Alba di Cthulhu, per cui in realtà il loro scopo è dare una ricchissima ambientazione, dando a parte la possibilità di giocarlo nel modo in cui si sceglie, in cui si ritiene più opportuno. Ora quindi vi parlo velocemente di The Silence of Hollowind. Silence of Hollowind è un'ambientazione, come dicevamo, urban fantasy, e questa sua particolarità nel senso che presuppone un'ambientazione da America anni 30, che può ricordare come estetica, però popolata da nani, elfi, gnomi e orchi. In questa ambientazione parte dal presupposto che una magocrazia, cioè un dominio oligarchico di famiglie arcane, ha dominato su questa zona del mondo. Hollowind è una megalopoli sostanzialmente arcana che è stata dominata per un sacco di tempo da queste famiglie arcane. Non voglio spiegarvi tutta l'ambientazione chiaramente. Questa zona si chiama Hollowind in quanto tutta la zona è completamente ricoperta di nebbie magiche che scaturiscono da questa area magica, questa capitale arcana, definiamola, che sovrasta la città di Hollowind. Per cui Hollowind è letteralmente zone di vento vuoto, cioè zone tranquille di vento, potremmo chiamarla, sono letteralmente le zone abitabili che circondano l'ex capitale arcana, dove queste nebbie magiche che rendono inabitabile la zona sono assolutamente inamovibili. Questo per cui crea delle isole, letteralmente delle isole urbane, ognuna con un proprio controllo, ognuna proprio con una propria figura e una propria anche responsabilità all'interno di questa interazione sociale forzata. La definisco forzata in quanto questa magocrazia, questo dominio delle famiglie arcane è stato schiacciato da una purga, da una rivolta molto violenta a seguito di una serie di eventi originatesi da una malattia magica che ha colpito l'intera zona e da atti, diciamo, non proprio puliti delle famiglie arcane. A seguito di questa presa di potere, quindi del ribaltamento sociale, questa società che si ribella ai suoi controllori, il gioco, l'ambientazione giocabile dai PG proposta inizia esattamente in questo momento, ovvero sia un consiglio, diciamo, controlla la città, hanno creato dei dipartimenti che saranno appunto una fondamentale figura anche di gioco, di controllo, di rivelazione e anche di persecuzione della magia, che è dichiarata fuori legge, perché lo scopo è difendere anche con un braccio, diciamo, non solo politico, ma anche di sicurezza armata, la società costruita. Ovvero sia, i giocatori possono giocare membri di questi dipartimenti, di queste agenzie, che hanno il compito appunto di tenere sotto controllo il sistema, proteggere la popolazione e impedire che qualche famiglia arcana, che sicuramente è sopravvissuta alla purga, non voglia pensare di tornare al potere magari con qualche colpo di stato ma con l'aiuto di mostri o creature magiche. In tutto questo, a seguito del crollo della
intanto vi sto mostrando le pagine del volume, come dicevo, è pura ambientazione, solo ambientazione, ed è molto molto bello. Alcune cose le trovo artisticamente pregevolissime. Io seguo questi ragazzi, li conobbi a un Modena Play di un paio anni fa, e da allora li seguo con grande attenzione, perché questa è un'altra realtà di grandissimo pregio, come vi dicevo prima. Quindi, dicevo, dopo questo colpo di stato, dopo questa rivolta, non stato compensato, questa rendere fuori legge gli incantesimi se non controllati, perché ci sono tutte delle figure burocratiche anche che tengono sotto controllo l'uso degli incantesimi, è necessario però mantenere un alto livello di attenzione, in quanto ci sono tanti che vorrebbero tornare allo stato di dominio, di controllo precedente. Mostri, creature magiche, alcune combutte, diciamo organizzazioni criminali di famiglie arcane. Il compito dei giocatori come agenti è esattamente quello che potrebbe essere di un investigatore degli anni 30, per cui si parla di starlet dello spettacolo, di mogli tradite dal marito che è un ricco industriale, ma magari perché commercia in oggetti magici, per cui non siamo... È come se Hammett e Chandler, quindi un'ambientazione d'America anni 20-30, sbattesse fortissimamente all'interno di un'ambientazione fantasy nota come può essere D&D. Per cui il nostro investigatore potrebbe essere un orco che col trench e il suo fedora vaga per i quartieri più malfamati della città a caccia di droghe arcane, per esempio, o di mostri che stanno predando la zona del porto, eccetera, eccetera. Vi ho fatto alcuni esempi. Una cosa molto interessante è, come dicevo, i dossier, ovvero sia questo formato assolutamente portatile. Peraltro vi segnalo che il primo, Just a Taste, è un oggetto molto piccolo, molto rapido, ed è la perfetto materiale introduttivo. Io vi consiglio, si trova gratuitamente su DriveThru, vi consiglio di scaricarlo, io lo comprai fisico. Si trova su DriveThru sia l'avventura gratuita, questa qua, questa prima avventura, e anche delle schede prefatte. Io vi consiglio di farci una prova, perché anche questo piccolo caso, nella sua diciamo natura quotidiana, da è successo un crimine all'interno di un'attività commerciale della città e i giocanti come poliziotti devono investigare, perché il loro scopo è scoprire cosa è successo, se c'è qualcosa di oscuro sotto, e di proteggere la popolazione. Quindi chiaramente lo scopo è esattamente quello di proteggere, come una forza di polizia nei tempi moderni, e consente appunto in realtà di scoprire una serie di aspetti della città e delle creature che la popolano, che è molto molto particolare. Io ne ho apprezzato moltissimo, vi sto mostrando alcune immagini, ne ho apprezzato tantissimo sia l'accessibilità, cioè io ho fatto, per esempio, ho fatto delle piccole demo di Just a Taste con diversi amici e con diversi regolamenti, in quanto veramente la molteplicità di approccio meccanico lascia in realtà molto più libertà per apprezzarne il tema e l'ambientazione. Quindi che sono, diciamo, due aspetti che io trovo molto molto importanti e molto belli. E, peraltro vi segnalo, in questa mia breve review, come dicevo, che c'è il manuale base, ci sono questi dossier, alcuni si possono ottenere tranquillamente in PDF online, dalla DriveThru per esempio. Poi è uscito Pinup Adventures, che sono altri dossier, sempre con un gusto da questo America anni 30 che a me piace moltissimo, proprio noir, ma noir oscuro, noir come se la femme fatale fosse un elfo o un troll, per esempio. Fantastico. E l'altro elemento che in realtà dà grandissimo flavor è il quotidiano. Voi, il sotto del manuale non è un giornale, ma il giornale della città, per cui in realtà sono usciti alcuni di questi quotidiani che in realtà danno uno sprazzo anche abbastanza ambientativo molto molto forte, in realtà aiutano a immergersi in questa ambientazione in realtà molto molto ricca. È un progetto italiano che io seguo con grandissimo passione, grandissima attenzione. Peraltro vi segnalo che è tuttora in corso la loro nuova campagna, del loro nuovo progetto Kickstarter, specializzato sulle agenzie. Quindi è un'aggiunta che secondo me è una bella aggiunta, dà un bel flavor ricco, aumenta ancora di più quello che è la ricchezza del tema di questo titolo, di questa ambientazione. Amici della Locanda, questo era The Silence of Hollowind, un'ambientazione urban fantasy
usabile con diversi, con vari sistemi di gioco di ruolo. Io vi consiglio di esplorarla e di leggere qualcosa. C'è del materiale assolutamente, trovate N informazioni sia sulla loro pagina che su DriveThru. C'è del materiale scaricabile tranquillamente per esplorare questa ambientazione. E potete giocarlo con qualunque sistema voi riteniate più opportuno o che preferite. Ne ho provati 2 o 3 e mi sono piaciuti tutti. Amici, io vi ringrazio come sempre del vostro tempo, della vostra attenzione, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso un bel like e iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Qui dal Giova è tutto, vi auguro una buona vita e un buon gioco, amici. Pace!